Buonasera a tutti. Ho il piacere e l'onore di portarvi il saluto dei marchigiani che vivono al di fuori dalle Marche, quelli che abitano in tante località italiane e tutti quelli che vivono all'estero, sparsi per il mondo in 5 continenti. A Madrid, Bruxelles, San Paolo, Buenos Aires, Montevideo, la nostra rete dei marchigiani all'estero è composta da circa 70 associazioni dinamiche e vivaci, con una forte impronta locale. Questa struttura contribuisce al rafforzamento della promozione globale del sistema Marche. Recentemente abbiamo organizzato la Conferenza dei Marchigiani del Nord America, un incontro con le associazioni e le comunità presenti in Canada e negli Stati Uniti. Questo ritrovo ci ha permesso di incontrare anche un folto gruppo di giovani impegnati in attività scientifiche, tecnologiche e ingegneristiche, giovani marchigiani che si distinguono per il loro dinamismo professionale, ma sconosciuti qui nelle Marche. Da questo incontro è poi nata l'idea di premiare uno di loro per valorizzare il lavoro che svolgono all'estero. Ma a New York abbiamo creato un grande evento. Siamo riusciti a farci invitare dagli organizzatori della Columbus Day, la festa più importante degli italoamericani che celebrano la scoperta dell'America, e per la prima volta, dopo 70 anni, la regione Marche era presente, ha sfilato con la bandiera e ha portato un po' di cultura con i vestiti tradizionali della Quintana di Ascoli. Un corteo con bandi in festa, carri figuranti suddivisi in circa 100 gruppi, un totale di 35.000 persone e uno share televisivo di 1 milione di telespettatori. Per vedere la sfilata, adesso andiamo in collegamento a New York da Chiara, una marchigiana imprenditrice che ha ciao Franco e ciao a tutte le favolose Marche. Oggi è la nostra giornata e io sono super grata di esserne parte. Mi chiamo Chiara e nel 2014 ho fondato l'agenzia di viaggi New York City for All. Offriamo tanti tour personalizzati, esperienze, servizi turistici e tantissimo altro. Sono storyteller, creatrice di contenuti, reporter, membro della stampa di New York e quest'anno ho anche ricevuto il Beacon Award da Ellis Island Honor Society. È un premio per coloro che non solo hanno successo negli affari e nella cultura, ma sono profondamente impegnati nella giustizia sociale. Questi che stiamo per vedere sono alcuni dei momenti che ho filmato personalmente il 9 ottobre durante la parata del Columbus Day a New York con la regione Marche. Le Marche ci sono, aspettiamo gli americani nelle Marche. Una regione meravigliosa. Let's Marche! Ispirata dal progetto Ritorno alle Radici, sto organizzando per il prossimo anno un viaggio con americani ed italoamericani alla scoperta dell'Italia e delle Marche, ma soprattutto dei borghi più belli d'Italia nelle Marche. Sono molto orgogliosa di mostrare le gemme nascoste e le bellezze della mia regione, il suo territorio, la sua storia, la sua gastronomia e tantissimo altro. Non vedo l'ora. Vi saluto con un caloroso abbraccio da New York e spero di incontrarvi in giro per le Marche. Franco, ripasso la parola a te. Vi amo, Marche! Grazie Chiara. Sì, è vero, dunque Chiara ha ragione. Il 2024 è stato dichiarato l'anno del turismo delle radici, ovvero quel tipo di turismo per cui gli italiani emigrati nel mondo e i loro discendenti, 60 milioni, tornano a visitare i loro luoghi di origine. Chi arriverà nelle Marche con questo obiettivo, attraverso l'offerta turistica mirata e un'accoglienza integrata, avrà modo di portarsi a casa bellezze infinite, esperienze positive, reazioni umane e senso di comunità. Mostrare anche che se la nostra regione è un modello di buon vivere, con alta qualità di vita e uno standard di benessere individuale e collettivo. Con questo tipo di soggiorno il viaggiatore dovrà scoprire e vivere qualcosa che gli appartiene, ma che non conosce, che fa parte della sua storia e cultura e che rappresenta la memoria delle sue radici. Dobbiamo convincere anche i nostri corregionali all'estero non solo a tornare in Italia per il turismo, ma anche per invitare a investire per rivitalizzare aree e borghi della regione, creando lavoro e occupazione, valorizzando competenze e creando nuovi sbocchi per il mercato. Le nostre associazioni nel mondo aderiranno a tutti gli eventi organizzati dall'ENIT e altri organismi e si adopereranno a promuovere la regione. Noi che viviamo all'estero siamo pronti a partire. Immagino che le Marche sono pronte ad accoglierci.
Ma oggi, per concludere, siamo veramente onorati, perché saranno premiate due eccellenze marchigiane e tutti e due vivono e lavorano all'estero. Per questo ringrazio la Regione, che ha capito che la nostra Regione è al plurale, con una sola comunità, composta da quelli che vivono in Italia e quelli che vivono al di fuori, impegnati insieme a dare il proprio contributo agli obiettivi di sviluppo delle Marche. Grazie. Grazie. Grazie davvero, Presidente. Benissimo.